Ciao Aurelisti, ho il piacere di essere qua a Vastagna, PS Vastagna, l'Università del Realismo Italiano, europeo, e oggi abbiamo avuto degli ospiti eccezionali, prima di tutto Mickey Biasion, poi c'era PS Vastagna che lo trovate su Facebook di Valerio, vedrete che cosa è, che storia, addirittura abbiamo avuto anche Gian Simoni, il primo navigatore del mondiale, del campionato italiano, insieme con Cavallari. Poi avevamo anche la signora Donazan, del mitico Giuseppe, un giornalista mondiale che ha fatto non solo Formula 1, ma rally e tanti libri. E siamo qua proprio nel posto dove sono passati tutti, tutti quanti, da Sandro Munari a Taufer, San Martino era internazionale. Sono Romano Cornale, sono della Proloco di Vastagna e ogni anno facciamo questi auguri rombanti, un nome ideato da Roberto Cristiano Baggio, un giornalista anche lui importantissimo, e ci troviamo qua a calpestare proprio la strada dove passano e i piloti adesso invece camminano e sentono questo profumo, questo nostro ambiente particolare di una valle e dove inizia la prova speciale. Questi auguri rombanti, quest'anno persone importantissime, è mancata un po' qualche macchina, ma perché ci sono molti eventi, ma noi abbiamo il migliore, abbiamo Mickey Biasion, quindi manca a tutti Mickey Biasion e lui appunto viene a Vastagna, dove anche lui è nata la sua passione, quindi grazie ancora di tutto. Quando passate in Valsugana ricordatevi di Vastagna, che è mitica per tutto, ogni tornante, ogni metro è formidabile, basta guardare anche quest'auto che ha portato Mickey, questa è di un rally, di una prova speciale che hanno fatto al Motor Show con Munari, Valdegard, eccola qua, che Miki è riuscito a trovare, e diciamo che non manca niente, perché qua appunto oggi il nostro evento è fondato non sulle vendite di birra o altre cose, ma è proprio sulla passione. Vendiamo passione. E chi meglio di lui? Innanzitutto, se non c'è la passione, niente da fare. Niente da fare. Grazie ragazzi. Buone feste. Realisti per sempre. Da un po' di anni che facciamo questi auguri rombanti e credo che la gente che viene qui è perché è appassionata di questo sport. E se io non avessi avuto la vostra passione magari non sarei diventato campione del mondo, quindi è di buon auspicio per tutti quanti. Per quanto riguarda la PS Vastagna, io ci venivo da ragazzino, venivo a vedermi quando era ancora sterrata, e ho dei ricordi, ho due ricordi incredibili, che generalmente era di notte, era col buio, e io andavo al terzo quarto tornante e riconoscevi dall'eco della vallata che macchina arrivava, se era un Alpine, una Fulvia, una 124, e poi capivi se erano le Alpine solamente se vedevi nel buio delle scintille che uscivano, perché erano basse e con la protezione toccavano sotto in frenata prima dei tornanti e vedevi le scintille. Quindi pensate che un bambino di 12-14 anni, un ragazzino, che vedeva queste macchine che facevano fuoco sotto come
è logico che dopo vuole correre in macchina, quindi c'è il virus qua nei tornanti, io l'ho preso ed è andata così. Addirittura un anno sono dovuto tornare a casa a piedi perché avevo messo all'esterno di un tornante la Vespa e Taufer con la Porsche è arrivato lungo, ha frenato e mi ha... non ha fatto grandi danni, però si era piegato tutto la ventolina di raffreddamento e quindi sembrava la sirena della polizia quando ho attaccato, ho messo in moto il motore e l'ho dovuto portarla giù a piedi dopo farmi venire a prendere. Quindi Vastagna ha segnato veramente, cioè è stata la base della passione. Diciamo che noi nel Veneto, nella provincia eccetera, ma anche nel Trentino, ci siamo appassionati ai rally anche per un altro motivo, perché non c'erano circuiti, quindi quando qualcuno voleva sentire odore di olio di ricino, di gomme che fumavano, che frenavano in staccata e davano quell'odore un po' acre eccetera, o andavo a vedere le gare in salita e avevamo la passione Monte Grappa, la Trento Bondone piuttosto che la Croce Daune eccetera. Però si appassionava ai rally, perché i rally erano sicuramente molto più spettacolari. Quindi è per questo che Vastagna, che è una delle strade più impegnative, più belle, più tecniche del mondo, è giusto che si chiami appunto l'Università dei Rally, ed è un onore essere qui ogni anno a fare gli auguri a tutti quanti. Buona domenica a tutti e auguri anche per un buonissimo Natale e di fine anno. Di solito è abbastanza ripetitiva, diciamo, la storia del rally di Bassano, perché comunque gli anni sono tantissimi, il prossimo anno saranno 40 e probabilmente sarà fatto anche un evento al lato, diciamo, del rally, giustamente per festeggiare il tutto. Sto organizzando con Walter Bizzotto, che è rientrato e che è presidente onorario della scuderia, e insieme a Roberto Cristiano Baggio a fare, è una storia lunga che ormai dura da 4-5 anni, un libro proprio della storia del rally di Bassano. Saranno magari due volumi, i primi 20 anni, e poi dopo faremo gli altri 20 anni, perché giustamente sennò avremmo fatto un unico volume con il 40esimo, che però è ancora in essere. E quindi tante cose, insomma, stiamo mettendo a punto per il 40esimo. A gennaio continueremo anche noi a partecipare al meeting di Miki, quindi al rally meeting di Vicenza, come abbiamo fatto l'anno scorso, che è stato bellissimo comunque già. E faremo il corso copiloti con Pietro Vetto, adesso dovremo trovare la settimana giusta in cui lui non ha impegni come al solito, e che anche questa è una cosa che facciamo da sempre. E poi diciamo il rally e il culmine, quest'anno la data è il 13-14 ottobre e ci hanno dato il campionato CIRA. Probabilmente saremo l'ultima gara e forse ci danno anche un coefficiente più alto delle altre. Questo, diciamo, a favore, diciamo, di tutta la scuderia, del gruppo che abbiamo come in sede, che sono più di 40 ragazzi che sono tutti giovani. È stato un premio bellissimo per loro, perché diciamo tutto il lavoro che fanno e la passione che hanno, insomma, arrivare a portare un campionato italiano ai 40 anni è una bellissima cosa. La prova di Vastagna è la storia del rally nostro, della storia di Vastagna, città, e della passione di tutti noi. Ricordare che, diciamo, quando era in terra, prima ci sono stati dei piloti che hanno fatto dei tempi che poi ancora adesso non è possibile più farli, perché giustamente è diventata poi in asfalto, e quindi è un nostro amico trentino che ha il miglior tempo assoluto sulla terra. E tu sai il nome? Taufer. Allora, Giorgio Taufer, invece si chiama Dante. Ma detto contare l'aneddoto comunale,
Allora, Munari, incazzato come una iena, perché lui aveva tutti i record, e invece su un San Martino che aveva vinto un dalla Favera, Giorgio Taufer, e ha fatto il record, e ha detto: ti vedrai adesso, ti ho battuto mi. 20 giorni dopo il gas falta. Che dire, mi sono pronto a ringraziare tutti, chiamo qua Michi, che Panatri, lei, è il massimo, insomma, ecco. Ringrazio tutti, da Michi a quelli del club, che Gavaria Caro che venisse qua con noi altri per fare una foto ricordo. Avanti il direttivo, per piacere. Consegno a Romano Cornare un piccolo ricordo personale del Bassano Delta Club, che ci fa molto piacere. E niente, mi dico solo grazie, e che voglia caro avere a fianco a me Michi per quello che fa con noi, insomma, ecco. Se è partito questo club, Bassano Delta Club, è partito a merito di Michi. Un piccolo aneddoto: nel 2010 amici miei a Bassano, dove Michi ci fa, Piero, siamo andati a mettere sulle transegne, ti ricordi Michi? Piero ha detto: cosa ne pensi di fare un club a Bassano? Ho detto: Michi, per quello che posso fare lo faccio. La parola che mi è stata impressa da Michi ha detto: guarda che la piazza di Bassano è molto, come si può dire, esigente, bravo Marco. E ho detto: proviamo, siamo 130 soci, aumentiamo giorno dopo giorno con grande soddisfazione. Abbiamo fatto un pranzo con 130 persone, la gente ci vuole bene, e che posso dire? Grazie di tutto. Bravo Piero, è un onore fare parte del Bassano Delta Club. E mi stavo scordando una cosa importantissima anche per gli organizzatori del rally di Bassano: ci sarà sempre l'appoggio dell'ACI Vicenza, e a nome del presidente Valchistolli vi porto i saluti e vi auguro tutti buone feste. Grazie amici, grazie. Ricordiamo Beppe Donazan, che io considero il padre putativo dell'appellativo Università dei Rally, perché ha scritto anche un libro che ho qui dentro, dopo lo faccio vedere. E pensavamo, appunto, per dimostrare alla moglie che effettivamente Beppe è sempre con noi, perché tutti qui siamo figli del San Martino, perché da lì è nata la passione, da lì è nata la storia di Rally. Ragion per cui questo è il minimo che potevamo fare in memoria di Beppe, che oltre ad essere un grande giornalista, un grande scrittore, perché non ha scritto solo il libro sul San Martino, ma su Senna, sulle avventure, su Schumacher, libri e giornali, articoli, ne ha trovati finché volete. Però io ho avuto la fortuna anche di conoscere Beppe, che purtroppo, e l'ho anche scritto nella dedica, anche nella malattia, in settembre è venuto e ha fatto un articolo su Autosprint di 4 pagine sulla storia della PS Bastani, e questo è il minimo che potevamo fare per lei. Grazie davvero. Io devo solo ringraziare che vi siete così ricordati di Beppe, perché so che è stato un grande, e questo mi onora moltissimo. Grazie. Grazie a lei. Sono permessa così di portarsi. Eccolo qua. Bravo. Anch'io ce l'ho. Grandissimo. Questo, diciamo che è stato il top, il secondo libro dedicato a San Martino, perché il primo è questo. Lo so, purtroppo è stato anche l'ultimo che hai riuscito a scrivere sui. Sì. Questo l'ha fatto assieme a Bianca Poli, che è la moglie di Arnaldo, la prima moglie di Arnaldo Cavallari, che è stato il primo campione italiano di rally nel 1962, e quel signore lì che vedete qui di fianco, che adesso previeremo, è stato il suo navigatore il 26 agosto del 1971, veramente 26 agosto del 71, lui è stato soprannominato, ha ragione, l'acceleratore umano. Che dire, buongiorno a tutti, grazie a Romano, grazie a Valerio per avermi invitato qui oggi,
c'è sempre tanta passione qui a Vastagna, la passione che per quello che mi riguarda si è generata proprio qui, nel senso che noi partivamo da Padova alla sera di nascosto, magari senza patente ancora, quando si può, quando diciamo non c'erano così tanti controlli, si veniva a provare Vastagna. Io ho lasciato traccia qua, ho perso una Giulietta dentro in galleria che è rimasta lì così. E, che dire, quando è stato il momento di dover tirar fuori i muscoli, li abbiamo tirati fuori. Era l'agosto del 71, come diceva, eravamo in testa al campionato italiano in quel momento del Gran Turismo con la Fulvia KF e la lotta era pesante, era molto forte perché il nostro avversario era Giorgio Taufer, con una Porsche molto ma molto più potente. Ci siamo trovati qui alla partenza di Vastagna e nel libro sotto il segno dei rally, sotto tutti i figli del San Martino, c'è tutta la narrazione del carissimo amico Beppe, con il quale ho condiviso la penna sotto il segno dei rally. E ci siamo trovati a metà della salita che improvvisamente il motore è ammutolito, si era tranciato il cavo dell'acceleratore. E quindi in un batter d'occhio abbiamo dovuto decidere cosa fare. Io ho detto a Arnaldo, battendo le mani sul volante, ha detto una classica sua espressione, catevegna del ben, che voleva dire, potete ben immaginare, che quali espressioni ben più pesanti. E, ho detto a Arnaldo, sali in macchina, perché eravamo scesi per vedere cosa era successo. Sono salito dentro nel cofano, ho aperto il cofano, mi sono seduto sopra la testata del motore, bruciandomi un po' anche il posteriore, e lì all'inizio con fare titubante perché dovevo tenere il cofano che altrimenti faceva vela con la velocità, perché Arnaldo intanto andava, dovevo appoggiare i piedi, avevo il casco che mi batteva sul naso, tutta una serie di cose. Allora la prima cosa, ho buttato via il casco, l'ho messo di fianco vicino alla batteria per non perderlo. E poi accelerando in mezzo alle gambe, in qualche maniera, all'inizio, ripeto, a balzelli, poi pian pianino prendendo un po' più di sicurezza, tenete presente che Arnaldo non vedeva in pratica davanti, vedeva soltanto in quei 10-12 gradi a sinistra del cofano, e quindi si fidava di come acceleravo io. E abbiamo finito la prova in un tempo che ci ha permesso di non perdere il campionato. Nel frattempo però, siccome non avevo il casco, il cofano faceva vela, cioè in accelerata andava indietro e in frenata sbatteva sulla testa, che mi ha provocato un taglio sulla testa, per cui sangue eccetera. Alla fine della gara poi mi è stato chiesto durante l'intervista la domenica sportiva quanti punti mi avevano dato in testa e io ho detto quanti mi servivano per vincere il campionato. Meglio di me è raccontata la vicenda dall'amico fraterno Beppe nei libri che vi ha presentato Valerio, tutti i figli del San Martino, sotto il segno dei rally, e quest'ultimo assieme San Martino, magia di un rally. Sono quattro righe scritte ancora nel 2015. Vastagna, università dei rally, sterrato da favola, pochi i sulchi e poche le protezioni. Paracarri o guardrail, manco a dirlo, ancora meno. Scala di tornanti che punta al cielo, la definisce Beppe Donazan. Si inerpica fra rocce e precipizio in un ambiente naturale ancora selvaggio. Curva contro curva, sterzo contro sterzo, quasi un labirinto. E ancora curva contro curva, curva ancora, pendolo e tornante. Ne conti 16 fino all'osteria Pian Grande. Una stretta gola che aspira l'aria della Val Brenta e la porta su in alto, in alto verso Foggia sull'altipiano di Asiago, come a voler rimagazzinare l'aria dei polmoni in un profondo sospiro per poi espellerla con forza tutta d'un fiato in un unico respiro della durata di 6-7 minuti, i più bravi. Sempre e comunque una sfida contro il tempo e la montagna, una guerra tra te e lei, la mitica. Se ne esci indenne hai comunque un po' vinto, l'hai conquistata e lei lo sa, sarà amore per sempre. È tosta, è stagna. Quando la percorri in auto, in velocità, con il motore a 1000, ti accompagna il crepitio di una mitraglia, è il brecciolino che, sparato dagli pneumatici, colpisce e rimbalza sul pianale della vettura.
Il rombo del motore, amplificato dalla stretta gola, rimbomba e ti fornisce una maggior carica di adrenalina. Anche l'eco dello scarico del tuo propulsore cerca di superarti. In gara poi senti il fiato sul collo e il rombo dei motori delle vetture che ti seguono, quelle dei tuoi avversari che ti sprona ancora di più. Guai a vedere le loro luci di notte nello specchietto, guai ancora di più a farsi prendere la mano. Ti ho percorso a piedi, in bicicletta, con la lambretta e con il ciao, persino con il Solex. E poi ancora in auto, di giorno o di notte, da solo a fianco di amici, di campioni, in qualsiasi condizione climatica, fin anche con la neve. Una volta vincesti tu, con un bacio a tradimento, una notte attorno a Pasqua del 68 mi fermasti sulla roccia della prima galleria e con me una splendida Giulietta T. Ci riprovasti ancora nel 71 durante il San Martino, ma la Fulvietta, una KF 1006 e soprattutto il vecchio Arnaldo mi aiutarono a vendicarmi. Ci misi un po' anche del mio, di dietro e di testa. Mi lasciasti una traccia di 6 punti di sutura al cuoio capelluto, ma tanti bastarono per vincere il campionato. Ora siamo pari. Purtroppo ti hanno asfaltata, mi rincresce, non potrai più vendicarti a modo tuo. Accontentati di ammaliare ancora tanti giovani che anche oggi frequentano la tua Alba Magna e vengono a discutere con te la loro tesi sui rally. Non dimenticare che i rallisti, in fin dei conti, e come diceva il maestro Arnaldo Cavallari, sono sempre uomini in lotta contro il tempo e la natura e sul tuo percorso anche contro le rogne. Unica, indimenticabile, mitica Vastagna. Grazie. Oggi abbiamo varcato il confine dal Tirolo, dal confine del Tirolo storico, siamo in Italia, siamo su invito del Romano del Cornale, siamo venuti a vedere le vecchie macchine da rally, anche perché devo dire che è una grande passione, una vecchia passione, iniziata ancora col vecchio San Martino di Castrozza degli anni 70. Ho fatto un po' di gare anch'io, mi sono cimentato a fare un po' di proprio con Biasione, allora eravamo a scuderia insieme, lui correva con l'Opel Kadett, io col 112 Abarth, per cui ho passato veramente un bel periodo. E nei ritagli della politica, quando ho un attimo di impegno, vengo sempre volentieri, perché qua è terra di rallisti, di gente che ha una grande passione per le vecchie macchine da rally, per cui per me insomma, è un onore venire a portare il saluto e anche per rivedere tanti amici che hanno questa passione e che condividiamo questa passione. Colgo anche l'occasione, visto che siamo in prossimità del Natale, a fare gli auguri a tutti i vecchi rallisti, tutti gli amici che hanno la passione di questo magnifico sport, per il buon Natale e che il 2023 sia un anno chiaramente di buon rally per tutti.